Come ogni venerdì torna a trovarci il nostro Roberto Arditti. Buongiorno Roberto. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno Roberto. Allora, anche in Italia si discute dell'introduzione del Green Pass per muoversi, per andare a eventi e al ristorante, e poi il Covid che evidentemente non se n'è andato, ma siamo scesi tutti in piazza a festeggiare la nazionale. Tanta carne al fuoco stamattina. Allora, proviamo a dare un po' di ordine. Intanto c'è un punto. Il dibattito sull'obbligo del vaccino, che è un dibattito giusto da fare perché riguarda le scelte individuali, la libertà, eccetera, eccetera, è un dibattito che ha cittadinanza, ma io vorrei solo ricordare a tutti i partecipanti al dibattito che in Italia, come in moltissimi paesi, come in tutto il mondo e in tutta Europa in particolare, noi dal 2017, è l'ultimo aggiornamento, abbiamo già 10 vaccini obbligatori, che peraltro riguardano la popolazione più giovane, cioè i bambini. Li abbiamo fatti tutti i vaccini da bambini, no? Quindi questo è il dibattito ideologico sull'obbligo dei vaccini, è un dibattito surreale in un paese nel quale esistono già 10 vaccini obbligatori per legge, vaccini obbligatori che peraltro hanno salvato migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone da malattie. Detto ciò, io dico soltanto che noi siamo a un punto avanzato e positivo della battaglia epocale contro la pandemia. Tant'è vero che i medici oggi ci dicono che i casi gravi negli ospedali sono fortunatamente pochi e riguardano sostanzialmente, salvo alcune eccezioni, o persone che non si sono vaccinate o persone che erano nel mezzo del percorso di vaccinazione, per esempio subito dopo o dopo la prima dose e prima di fare la seconda dose per i vaccini a due dosi. Allora, non facciamola troppo complicata. La proposta, anzi la decisione del governo francese di utilizzare il Green Pass è, secondo me, dal punto di vista del principio, una decisione saggia, e io credo che anche in Italia in qualche modo arriveremo a quello. Il governo se ne occuperà nelle prossimi giorni e settimane, perché noi dobbiamo non tanto tutelare le persone vaccinate, ma, e questo è il punto che mi sta più a cuore, quello che noi dobbiamo fare in questa fase soprattutto è tutelare quelli non vaccinati, che sono quelli molto più esposti al pericolo. Non è che sono i vaccinati che devono temere i non vaccinati, è esattamente il contrario, perché siccome sappiamo che chi è vaccinato può essere comunque portatore dell'infezione, le persone che dobbiamo tutelare sono esattamente gli altri, ed è quindi un ribaltamento di gran parte delle considerazioni di questi giorni. Ultima osservazione: la scena del giorno del festeggiamento a Roma della nazionale, sì, non ha dato una buona prova di sé del nostro sistema, perché noi avevamo tutte le dichiarazioni ufficiali che sconsigliavano quel tipo di festeggiamento e ci siamo finiti con tutte le scarpe, come si dice in un'espressione un po' gergale. Abbiamo criticato anche al massimo livello, l'hanno fatto Mario Draghi e Angela Merkel, l'ipotesi di fare la finale degli europei a Wembley, che dal punto di vista sportivo a noi ci è andata benissimo e quindi bene che sia andata così, ma l'avevamo criticata perché dicevamo troppi assembramenti. E che cosa è stata la scena di quelle due ore nel centro di Roma se non un mega assembramento esattamente di quelli che non dovremmo vedere? Quindi io dico questo perché tutti, autorità comprese, dovrebbero essere conseguenziali tra gli annunci e poi le realizzazioni pratiche, altrimenti siamo alla solita Italietta nella quale diciamo delle cose e ne facciamo altre. Questo è stato un po' il risultato. Tra l'altro, negli scorsi giorni dal comitato tecnico scientifico si era detto, insomma, siccome poi il tempo di incubazione, la faccio semplice, della variante Delta è leggermente o comunque di diversi giorni più basso rispetto al coronavirus tradizionale che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni, ecco, gli effetti li avremo saputi proprio in questi giorni. Adesso per fortuna sembra che le ospedalizzazioni non siano aumentate, però i contagi sono in leggera risalita. Ora non sto dicendo che le due cose siano correlate, per carità, però ecco, insomma, poi bisogna anche fare i conti con le conseguenze di cosa si è scelto di fare anche a Roma. Roberto Arditti, grazie. Certo, solo una battuta per dire che anche nell'estate scorsa, è vero che non avevamo i vaccini, erano crollati i ricoveri e le persone in terapia intensiva, non ce lo dimentichiamo. Un film già visto, speriamo di aver imparato almeno quest'anno. Roberto, buona settimana, a venerdì prossimo. A venerdì, grazie.